Non vi sento più io, ragazzi, eh. Edil Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti. Lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria. Telefono 0964 77 30 14. Oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom, con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo! A Bovalino c'è Abamed e i suoi servizi sono fisioterapia e posturologia, prevenzione, diagnosi e cura per ogni tipo di traumatologia sportiva, rieducazione motoria e funzionale, riabilitazione respiratoria, attività adattata e compensativa, ginnastica posturale, massoterapia decontratturante, massoterapia riflessogena, massoterapia per drenaggio linfatico post intervento, riflessologia plantare, TECAR, nuovo servizio, valutazione posturale, analisi stabilometrica, analisi baropodometrica e analisi posturale 3D. Abamed, bioingegneria dello sport. Ci trovi a Bovalino in via Primerano 4. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Pronti via, partiamo e ci precipitiamo, tantissime cose da dire, lo faremo nel corso della puntata, siamo nella fase topica dei campionati e abbiamo anche per quanto riguarda questo nuovo appuntamento qui a Tutti in Campo tantissimi ingredienti. Già da subito, non presento manco gli ospiti, mi precipito perché abbiamo già il primo collegamento telefonico che è col presidente che ha vinto il campionato di prima categoria, Peppe Cartisano. Peppe, mi senti, presidente? Sei al telefono? Ci senti? Sì, la sento, la sento. Benvenuto, benvenuto e complimenti, congratulazioni per questa vittoria del campionato che noi già sapevamo in realtà da settembre che sarebbe capitato, però insomma adesso c'è anche la matematica. Che giorno è stato oggi? Attenzione, che cosa voglio dire? Oggi è stato un giorno forse quello più impegnativo per quanto ti riguarda burocraticamente, vero Peppe? Perché state preparando la finale di Coppa. Comunque, che giorno è stato? Quello di ieri è stato bellissimo. Sì. E anche quello di oggi, diviso tra festeggiamenti e appunto preparativi per la finale di Coppa. L'abbiamo smaltita stamattina. Come avete festeggiato, dai? No, i ragazzi hanno voluto festeggiare per le vie del paese, si è preso un trenino per le vie del paese e si è festeggiato. Sì, no, facciamo finta di non sapere nulla, ma tra poco vedremo le immagini. Comunque, diciamo che siete a dieta però, siete a dieta perché dovete prepararvi appunto alla finale di Coppa, quindi festeggiamenti un po' a metà. Ecco, vediamo già le immagini. Siamo già con la testa verso questa importante gara che ci viene impegnati il mercoledì prossimo. E quindi l'attenzione è stata, abbiamo fatto il festeggiamento dovuto ieri sera perché i ragazzi ci avevano questo importante traguardo raggiunto con qualche giorno d'anticipo. Presidente, io con un po' di arroganza dissi già la volta passata, nella puntata passata di Tutti in Campo, che vi avrei invitato
se non proprio tutta la squadra, una buona porzione qui nelle prossime puntate, ma non in questa, perché dobbiamo anche preparare il derby per il prossimo fine settimana e proprio anche per tenervi tranquilli in vista di questa finale. E allora l'invito adesso te lo faccio diretto, ecco così, direttamente e in diretta. Adesso dopo il derby siateci qua in studio, mi prometti che porti buona parte della formazione qua in studio? Farò di tutto per avere la squadra al completo, tutta la rosa probabilmente. Beh, vediamo. Tutta la rosa no, perché ci non c'entriamo, quello non lo voglio io perché non c'entriamo, però una buona parte sì, facciamo in modo di esserci. Esatto, molto, così dai. Parliamo in maniera sì, tranquilla di questa stagione straordinaria, che se tu dovessi raccontarmi in un minuto o un paio di minuti, quali parole useresti? Diciamo ovviamente fantastica per quello che per il risultato che si è ottenuto, importante per come si è ottenuto, perché si è lavorato tutta la stagione. All'inizio di partenza eravamo alla pari di altri, quindi insomma la cosa è venuta man mano, si è maturata man mano che le giornate venivano, si facevano delle vittorie anche importanti, si è giocato su vari campi con squadre di pari livello e abbiamo avuto noi la ragione, e di conseguenza da allora ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto sì ragazzi, forse è l'anno buono, e allora diritti fino alla fine di quello che ancora il campionato non è finito come ben sai, quindi finirà all'ultimo partito ovviamente, però è giunta ora un buon traguardo e quindi ce lo godiamo tutto, ecco. Ti faccio parlare, li presento anche perché ancora non l'ho fatto. Allora abbiamo il vicepresidente del Roccella. Allora Rocco, vuoi dire qualcosa al presidente Cartisano? Faccio le mie congratulazioni per il successo ottenuto, complimenti alla squadra e alla società. Gesualdo Albanese, facciamo un rapido giro, via Gesualdo Albanese. Mi pare continuare a fare complimenti per la Bovalinese, li faccio dall'inizio dell'anno, prima che addirittura il campionato iniziasse, perché mi è piaciuto proprio l'organizzazione e il progetto che ha avuto la Bovalinese. Questo progetto ha fatto sì che a poche giornate dall'inizio del campionato ci siamo resi conto tutti che era la squadra che sicuramente l'avrebbe vinto senza nessuna difficoltà. Quindi complimenti, ma non è non è assolutamente una sorpresa. Lo presento al pubblico e te lo faccio sentire. Firmo Micheli. Complimenti presidente. Grazie, grazie. Ma ritengo che secondo me adesso incominciano i problemi, perché intanto non era una categoria che competeva la Bovalinese, adesso dovete darvi da fare per avere un campo e tornare al più presto in eccellenza, perché il campo vuol dire molto. E vi complimenti anche perché quando una società programma all'inizio di campionato poi i frutti vengono da soli, quindi tre volte complimenti presidente. Grazie a tutti gli ospiti presenti in sala. Certamente si sono toccati vari argomenti, tra cui anche quello dannoso del campo, che come tante altre società hanno problemi qua in zona. Noi contiamo quantomeno alla prossima tornata elettorale di poter discutere e dialogare con chi si siederà al capo della città per poter discutere del campo, della soluzione annosa del campo. Sì, questo lo sappiamo benissimo, si aspetta il sindaco, un sindaco che si possa assumere la responsabilità. Ma io penso che un qualsiasi sindaco deve avere un occhio non di riguardo farà, verso lo sport, che non è da meno quindi che può avere un sindaco in una città ovviamente. Ne abbiamo già parlato, cose che i commissari non possono fare. Ma voglio dire, una perna commissariale che si insiede in una cittadina dove anche lo sport può essere attraente per il sociale, dove portiamo al campo centinaia di ragazzi che facciano strada, li tiriamo fuori dalle strade, li insegniamo anche uno sport che a loro piace per praticare, è giusto che si faccia nel migliore dei modi, e quindi si sarebbe potuto benissimo adoperare a far sì che ci fossero state delle barriere di abbatterle con la loro giusta capacità. Peppe, sempre velocemente, anche perché ti stanno chiamando, ma ti liberiamo subito perché so che sei impegnatissimo. Allora un altro saluto, sì. Filippo Cogliandro, presidente Bocale, lo presento al pubblico e te lo faccio sentire. Ciao presidente, complimenti. Grazie. Vi abbiamo seguito e le vostre gesta ormai, voglio dire, sono un record continuo di tutto quello che avete fatto quest'anno, quindi complimenti a lei, anche al DS Amato e a tutti quanti, e vi auguro di avere un campo, perché i progetti partono tutti da lì alla fine, sempre dall'inizio. Certo, sempre brevemente, pronti per questa finale di mercoledì? Diciamo che sì, siamo pronti, ragazzi sono carichi, hanno la mente già
verso questa partita importante, che ce la giocheremo. Sappiamo di affrontare una buona squadra, che è un buon organico, anche loro sono primi del loro campionato di competenza. Quindi, squadra che ha fatto la finale anche lo scorso anno, col dente avvelenato. Sì, sappiamo anche questo, quindi col dente avvelenato perché l'ha persa. Può andare in un verso o nell'altro, sì. Ognuno lotta giusto per i propri obiettivi, e quindi è bene che, insomma, che i ragazzi facciano una buona partita. C'è bisogno di fare un appello agli altri ragazzi e ai ragazzi del pubblico? Sì, nel caso di farlo, di avere una buona cornice di tifosi che verranno a seguito con io noi. Io penso di no, perché si è già molto, molto organizzati per la trasferta. Sì, a Santo Fenne, ricordo. Sì. Però non ti sento ora. Sì, no, stavo dicendo, non c'è bisogno di stimolarli particolarmente, perché si sono già organizzati. No, sono che carichi anche loro. Mi seguiranno in massa. Già domenica scorsa abbiamo dato un saggio di quello che sono capace di dare ai ragazzi come stimolo esterno, diciamo, ecco. Come spinta in più, il 13° uomo. Benissimo. Ti lascio, presidente, congratulazioni, ci vediamo qua in studio e ti lasciamo la telefonata. Grazie a te, Pino, e ai tuoi ospiti. Buonasera. Grazie. Allora, la telefonata che ti sta raggiungendo. Allora, andiamo subito al grafico, ci precipitiamo, cari amici, qua in studio. Devo salutare anche, non l'ho fatto sentire al presidente, non me ne vorrà, Tonino Chiera. Buonasera, Tonino. Ciao, buonasera a tutti. Scusa, non ti ho coinvolto nella interlocuzione con il presidente Laborinese. Vabbè, saranno qui in studio tra 15 giorni, dai. Allora, andiamo al grafico, dicevo, della Serie D, così cominciamo già a dibattere su quanto accaduto in questo fine settimana da qualche campionato dalla Serie D. Cavese 2 Torri a Tavolino 3-0, Gladiator Turris 2-0, 3-1 della Frattese sul Castrovillari, Igea San Catadese 1-0, Palmese Aversa 5-2, Sarnese Pomigliano 0-0, fuori casa Cagnano Roccella 2-1, 3-0 il Rende sul Gela, rinviata Sersale Sicula per il Viareggio. Si sta mordendo ancora in questo momento le mani il vicepresidente Roccella? C'è da mordersi le mani? Sicuramente sì, sicuramente sì. C'è da mordere anche più delle mani. Ma la classifica e i risultati delle altre squadre ce lo dicono. Noi potevamo, visto i risultati da 2-3 settimane, non la leggo ma la vediamo la classifica per far prima, erano risultati che noi avremmo potuto con le nostre vittorie uscire fuori tranquillamente dalla zona in cui siamo. Purtroppo, qual era l'obiettivo purtroppo prima di ieri, prima delle ultime due, qual è l'obiettivo adesso? A me sembra che l'obiettivo di questa partita era arrivare a più 8 dalla terz'ultima. Era prima questo l'obiettivo, certamente. Adesso con rammarico devo dire che puntiamo a fare i play-out, di cercare di farli in casa. Adesso giocheremo partita dopo partita per arrivare a questo, sperando di arrivare a fare i play-out in casa. E quindi avere due che era l'ultima chance, che era preventivabile, certo. Adesso l'ultima carta, diciamo, questa è l'ultima carta che ci possiamo giocare. Gesualdo, campionato difficile ma molto piacevole. Per quanto riguarda le squadre di testa, hanno vinto tutte, però io mi soffermo su quello che sta facendo la Palmese, che guarda caso, guardando un attimo anche le partite successive, le prossime, potrei dire che potrebbe riaprire addirittura anche il campionato, perché domenica va a giocare contro la prima in classifica, una squadra che sta facendo veramente grandissime cose. Anche ieri ha dimostrato di essere una squadra pronta a combattere con tutti, due volte in svantaggio è riuscita a rimontare e a fare 5 gol. Domenica va a giocare contro la prima in classifica, se dovesse vincere, considerato poi gli scontri diretti che hanno addirittura le prime, potrebbe aspirare anche a qualcosa di molto importante a prescindere dai playoff. Ma lo dico non perché ci sono gli scontri, ma per quello che sta facendo la Palmese, una squadra veramente che gioca un gran bel calcio, che ha del carattere, nonostante tutto non è molto seguita dai tifosi, perché il pubblico non è che partecipa in modo come dovrebbe partecipare, però evidentemente c'è un complesso che ci fa pensare che possa fare ancora meglio di quello che sta facendo. Per quanto riguarda invece è stata una difficile quella della Palmese, lo vogliamo dire, perché insomma altre squadre non si sa, insomma, come si sarebbero presentate domenica, perché i giocatori aspettavano di essere pagati, hanno fatto anche sciopero venerdì, non si sono allenati. I giocatori di chi? Sì, della Palmese.
No, vabbè, io questo, allora vuol dire che bisogna fare ancora più complimenti, appunto. Perché nonostante queste difficoltà, e si sa, io almeno l'ho vissuto, quindi so quanto è importante rispettare quelli che sono gli impegni della società nei confronti dei calciatori. E quindi se nonostante queste difficoltà riesce a esprimersi come si sta esprimendo, facendo calcio come sta facendo, e i risultati che sta ottenendo, vuol dire che c'è da aspirare. Però io ti sto dicendo che se dovesse vincere domenica, e ci sta, perché è una squadra che va con questo grande entusiasmo, potrebbe anche ostacolare una squadra che domenica non ha giocato per non so i motivi, ha preferito non giocare, Leonzio, e quindi una Palmese che arriva a carica per poter esprimere un gran calcio e dare il massimo per poter vincere questa partita, riaprirebbe ancora il campionato. Firmo. Per quanto riguarda invece in fondo alla classifica, la disperazione è tutto di brutto, e per noi è quello che sta succedendo a Rocella e Castrovillari, più che altro Rocella che ci interessa molto. Una squadra che quest'anno, come ti dicevo, mi piaceva sotto l'aspetto del gioco, ma non mi è mai piaciuta sotto l'aspetto dell'approccio alle gare, alla grinta e alla determinazione che avrebbe dovuto avere quando giocava in casa. La dimostrazione è che la partita di domenica tutto avrebbe potuto fare, anche se c'è la giustificazione che ha giocato in 10, però una squadra che gioca contro una squadra che è tranquilla in classifica e sa che questi tre punti gli consentirebbero di portarsi in una posizione dove, come diceva giustamente Rocco, aspirare più non tanto a evitare i play-out quanto di fare la partita dei play-out in casa, che sarebbe molto importante. E l'altra squadra che ci sta deludendo, a me ha deluso moltissimo, il Castrovillari, che visto l'organizzazione, visto l'entusiasmo della vittoria finale dell'anno scorso, pensavo che quest'anno recitasse un ruolo diverso, invece questa squadra ci ha dato veramente tanta delusione. Le delusioni sono state Castrovillari, Sersale e Rocella, mentre le soddisfazioni più grandi ce le sta dando la Palmese insieme al Rende, che anche il Rende, nonostante non abbia avuto dall'inizio dell'anno quell'aspirazione a fare grandi cose, li sta facendo. Quindi complimenti al Rende e Palmese, disperazione per noi sportivi, per noi tifosi, per quanto riguarda Castrovillari, Sersale, quello che più conta Rocella. Volevo sentire Firmo su questo campionato. Se mi permetti, vorrei fare alcune precisazioni, perché leggo un messaggio che ancora manco uno ne ho letti di messaggi, che un po' mi lascia con l'amaro in bocca. Leggo che c'è scritto che Ciccio Galati torna ad allenare la prima categoria, che la Serie D non c'è all'altezza. Sì, non della è l'unico, ne sono arrivati copiosi anche la volta passata. Ma non per prendere le difese di Ciccio Galati, che non ha bisogno di essere difeso, i risultati del resto. L'anno scorso era il migliore allenatore della Serie D, stimato da tutte le società, da tutti i presidenti, e ha avuto richieste da società il cui blasone non era certo il Rocella. Oggi con i risultati, purtroppo non sono affatto positivi, la classifica parla chiaro. Ciccio Galati dovrebbe allenare in prima categoria, perché la Serie D. Questo succede quando non la dovresti neanche rispondere. Ma sì, ma giusto per purtroppo ad essere, sai, lo so, ma i tifosi sappiamo. Ma il calcio è questo, non c'è niente da fare. Un allenatore che ha la memoria corta, il tifoso è quello, l'anno scorso ammirato, ma giocando bene al calcio. L'importante, io continuo a dire, che una squadra che perde come sta perdendo in Rocella e la società non mette in discussione l'allenatore, vuol dire che, a differenza dei tifosi che si basano solo sul risultato, si basano sul lavoro che fa l'allenatore. Certo. Quindi se la società non mette in discussione il lavoro di Galati e lo riconferma con tutta tranquillità, sa benissimo che il lavoro è quello che sta facendo ed è un lavoro perché il lavoro di Galati l'abbiamo visto e continueremo a vederlo fino alla fine. No, ma lo state dimostrando, quindi lascia stare quello che scrivono i tifosi, purtroppo è così. Ma per precisare, anche per quanto riguarda la società, riceviamo sempre critiche, senza pensare che questa società si è dedicata anima e corpo al servizio della comunità. Al servizio della comunità, facendo sacrifici enormi per un paese come Rocella di 6.600 abitanti, trovarsi in una categoria, in una serie D, dove ci sono città
pubblico, sì. E l'abbiamo visto già con Locri stesso sabato scorso. Ma qui sempre discutiamo su queste cose, cioè, la critica facile, poi noi a qualcuno abbiamo detto, ma viene al campo intanto a sostenere, sarebbe ora di smetterla. Io ritengo che sono d'accordo con Gesualdo, è la società che deve sostenere l'allenatore, perché poi il tifoso può dire quello che vuole, è libero, la vede in un determinato modo, ma basta vedere i fatti, cioè Juric a Crotone è stato sannato, inizia il campionato a Genova e portato alle stelle, vince 3-0 contro la Juve, uno dei migliori allenatori, dopo 5 giornate viene mandato a casa, quindi è l'allenatore questo, è purtroppo è la società rispondere, il tifoso che... Vuol dire che vede la partita in questo modo e ritiene che Galate, lo conosciamo tutto, voi dovete decidere e per il futuro di Galate e sapere come lavora. Per me è un bravo allenatore, ma voi società dovete sostenerlo proprio in questi momenti. Ritornando al campionato, noi dobbiamo partire da un presupposto, che noi avevamo 5 squadre calabrese, 2 stanno andando alla grande, Palmese e Rende, poi abbiamo... altre 2, Roccella e Castrovillari, perché le stesse ormai è in retrocesso, e mi auguro che tutte e due ce la facciano, perché se avremo la fortuna di far salire Isola Caporizzuto e Cittanova, ci troveremo con 6 squadre, perché più aumentiamo e più abbiamo un peso maggiore, perché se no la fanno da padrona sia le squadre siciliane campagne, che le squadre campane. Io mi auguro che Roccella, perché ieri aveva un'occasione, sì, secondo me irripetibile, perché avrebbe raggiunto la Versa Normanna a 28 e significava veramente andare a Gela con tranquillità. Adesso bisogna andare a Gela a vincere, non ci sono altri risultati. O quantomeno, in casa. O quantomeno poi dovete preoccuparvi di arrivare quint'ultimo per fare i play-out in casa. Certo, lo state dicendo all'inizio del campionato che state facendo sacrificio, l'interregionale è un campionato troppo costoso, ma vi va dato merito, cioè chi non vi dà merito evidentemente è fuori dalla logica del calcio e via dicendo, ma proprio questi meriti vi devono indurre a far sì di mantenere questa categoria, perché è importante per la Ionica. Bene. Ci fermiamo qui? Sicuramente faremo di tutto e di più, non c'è dubbio. Filippo, vuoi aggiungere qualcosa? Perché devo lanciare il servizio. Semplicemente che nella parte naturalmente del vocale noi guardiamo purtroppo la parte sottostante della classifica, perché visto che siamo nel clima playoff, certo. Ci interessa molto quella parte, però naturalmente siamo entusiasti per che le calabresi si salvino per questo aspetto, sia della Palmese, che sicuramente non è inaspettato secondo me, e sia del Rende, che a dicembre ha fatto quasi una mezza rivoluzione per quello che riguarda dei calciatori, ecco, di prestigio, sono solo d'applauso. Tonino, tu devi aggiungere qualcosa, perché dobbiamo dare il suo servizio, no? Abbiamo sia il servizio sia le interviste su Roccella. Io dico solamente a chi ha detto Gesualdo, che finisco adesso, la Palmese è la squadra che ha segnato di più e che ha la media più alta dopo dicembre. Se avesse fatto bene all'inizio del campionato, probabilmente a quest'ora era a qualche punto più vicino con la singola Leozio. Gli errori purtroppo si pagano e la Palmese li sta pagando. Il periodo di Natale è stato importante per la Palmese, perché ti ricordi, facevamo anche qui nello studio discorsi, adesso qui smobilitano, persi gli obiettivi playoff, qui adesso manderanno fuori i pezzi pregiati, invece no, hanno mantenuto il gruppo, si sono ricompattati e hanno cominciato a fare bene in questo girone di ritorno. Allora, servizio su Roccella Gragnano. Ancora uno stop per il Roccella, che perde in casa all'Inetto Muscolo per 1-2. La squadra ospite del Gragnano, già al sesto minuto, si è trovato in vantaggio grazie ad un preciso colpo di testa su un millimetrico traversone di Santiniello. Il gol subito a freddo da parte del Gragnano e l'espulsione di La Piana ha spinto la formazione di casa, nonostante l'inferiorità numerica, ad alzare decisamente il ritmo. In questa fase, a rimettere in equilibrio il risultato, ci ha pensato l'attaccante del Roccella, Franco, che ha trafitto dal limite dell'area di rigore il portiere del Gragnano, Ferrara, con un bolide al fil di palo.
All'inizio della ripresa il Legragnano è tornato in vantaggio al sesto minuto con Martone, che dalla breve distanza trafigge Mittica con un tiro dal basso verso l'alto. Nell'ultima mezz'ora di gara i padroni di casa, pur gettando il cuore oltre l'ostacolo e riversandosi alla metà campo dei compani, non sono riusciti, traversa colpita da Labrizzi e conclusioni di Franco, Sendin, Minici e la Ibridi poco fuori, a ristabilire la partita. Dicevi, Rocco? Stavi dicendo qualcosa? Stavi analizzando, perché poi voglio andare sì, a parlare stavo anche. Stavo analizzando la partita. Intanto il fallo di Lapiana, che ci ha lasciati in 10 dal 25esimo, 27esimo del primo tempo, e ci ha messo in grosse difficoltà. Ma nonostante tutto, siamo riusciti anche in 10 uomini a recuperare la partita, a raggiungere il pareggio. E il secondo gol è stato un gol, voglio dire, da sciocchi, perché a difesa schierata, 5 uomini nostri, 5 uomini nostri, abbiamo preso un gol che lascia tutti esterrefatti, certo. Insomma, non si può prendere un gol del genere. Nonostante tutto abbiamo reagito, abbiamo continuato a giocare, 10 contro 11, abbiamo messo il cuore, abbiamo sfiorato il gol. Però purtroppo quest'anno ci gira male anche in tutti i sensi. Perché, in tutti i sensi. Perché no, purtroppo... volevo che parlassimo, fammi ricordare una cosa prima, perché ho da ricordare tantissime cose che riguardano questa trasmissione e che per precipitarci, per parlare subito col presidente della Bolinese, non ho detto in apertura. Intanto noi chiuderemo questa puntata con un piccolo speciale, perché la settimana prossima c'è questo derby tanto atteso, Siderno Locri. Noi volevamo prepararlo qui negli studi con qualche presenza, ma voi per non essere in tanti e per parlare di nulla praticamente, avremo i dirigenti nella prossima puntata, cioè all'indomani del derby, e noi chiuderemo però questa puntata ascoltando, intervistando dei gloriosi del passato, cioè dei personaggi importanti delle due formazioni del passato. Ora però mi dicono che abbiamo Martello, il direttore sportivo della Gela, al telefono. Direttore, ci sente? Buonasera benvenuto. Lei, voi siete i prossimi avversari del Roccella, noi proprio di Roccella stavamo parlando, ma prima ancora parliamo di voi, di questo campionato che al momento vi vede fuori dei giochi che più vi interessavano alla vigilia, perché alla vigilia avevate propositi di playoff, vero direttore? Sì, onestamente fino a tre domeniche fa abbiamo condotto un campionato veramente bello, con grandi soddisfazioni. Purtroppo che è successo? Pronto, mi sente? Benissimo, che è successo? Le chiedevo. Dico, purtroppo siamo incappati in un mese, in un mesetto dove stiamo pagando parecchi infortuni, abbiamo subito 3 sconfitte ed è un momento piuttosto delicato, piuttosto duro, però siamo consapevoli che rimboccandoci le maniche con il giusto lavoro possiamo sicuramente riprendere il cammino che abbiamo fatto per 8 mesi. Ma ci sono due calabresi, Rende e Palmese, che in questo momento per superarle è difficile, eh? Sì, non c'è dubbio che sono due ottime squadre, ben allenate, però ancora ci sono 7 partite e il distacco non credo sia incolmabile. Ci sono parecchi scontri diretti, noi riceveremo in casa pure la Turris. Io credo che ancora i giochi non siano assolutamente delineati. Assolutamente no. Senta, direttore, le faccio sentire Gesualdo Albanese, nostro opinionista. Sì, prego. No, buonasera. No, io sono convinto che il Gela, almeno da come si era comportato all'inizio dell'anno, si pensava che potesse lottare fino alla fine per guadagnare la promozione. È ovvio che lei ha detto giustamente quello che purtroppo succede nel calcio: quando ci sono questi inconvenienti, poi si pagano in campo e si pagano con i risultati. Però mi pare che a questo punto è molto molto difficile riagguantare un pochino quella posizione che vi permette di tirarvi da una posizione per lottare per i playoff, anche se, come diceva giustamente lei, mancano ancora 4-5 partite da qua alla fine, e basta sempre di domenica in domenica le opinioni cambiano in quanto i
risultati ci portano a guardare la classifica e vedere che succede qualcosa, però è ovvio che ci si aspettava di più. Mi auguro solo, visto che stiamo parlando da Roccella e noi siamo tifosi da Roccella, che a questo punto il Gela affronti la partita sapendo che non può più aspirare a niente, che da parte del Roccella vi metta in difficoltà con la grinta, con la determinazione e il sapere che per il Roccella sono importanti questi tre punti. Quindi mi auguro che il risultato, mi dispiace per voi, sia a favore del Roccella. Ma è chiaro che le sue considerazioni sono legittime, però è altrettanto chiaro che io devo dire che ho grande rispetto per la società del Roccella, per il Roccella, per l'allenatore, che lo conosco, è una bellissima realtà, ma credo che domenica avranno vita molto molto difficile, perché veniamo da tre sconfitte e abbiamo grande grande voglia di rivalsa. Ma che vinca il migliore, sono sicuro che vincerà il Gela. La vorrà salutare il vicepresidente Roccella, che è proprio qui in studio. Prego, Rocco. Buonasera, buonasera. Buonasera vicepresidente, buonasera, buonasera. L'aspetto a Gela con grande simpatia. Grazie, la simpatia è reciproca. È chiaro che noi verremo lì per cercare di fare il risultato. È normale. Vinca lo sport, vinca il calcio e poi come qualunque risultato non c'è dubbio, non c'è dubbio, come noi con tutti abbiamo fatto, noi l'accoglienza sarà per come si deve, per come ci avete accolto voi. Sono certo, non sono frasi di circostanza, ma perché lo credo veramente, io penso sinceramente che il Roccella, per la struttura, per l'allenatore, per il carisma, la voglia, credo che possa benissimo salvarsi anche quest'anno come ha fatto nei precedenti anni, anche attraverso i playout. Sono convintissimo che nell'otto delle squadre che lottano giù, il Roccella credo che abbia qualcosa in più rispetto alle altre. La ringrazio per i complimenti. Ci vedremo domenica, sperando per noi di fare il risultato positivo. Il resto, la nostra speranza è questa. Direttore, Tonino Chiera da Torino. Tonino, vai. Sì, buonasera direttore. Proprio per quello che ha detto prima, voi avete fatto 44 punti divisi 22 in casa e 22 fuori, avete segnato gli stessi gol in casa e fuori e ne avete subiti solo 8 in casa, ciò significa che il vostro fortino. La mia domanda è, avete segnato 6 gol meno della Palmese che la, che la fa da padrone? Secondo voi avete sbagliato tutti i suoi predecessori che avevano il Gela come favorito, e cosa si aspetta dalle prossime partite, visto che ne giocate 4 in casa e 3 fuori e siete l'ago della bilancia sia per i play-off e sia per i play-out? Ma guardi, io le devo dire in tutta sincerità che gli obiettivi della società iniziali non erano assolutamente quelli di vincere, lottare per il vincere il campionato. La società ha fatto una squadra, abbiamo approntato una squadra giovane che potesse divertire il pubblico, ma l'obiettivo non era assolutamente quello di vincere il campionato. Il budget non è, ha messo a disposizione, non era un budget da vittoria campionato. Il presidente è stato chiarissimo, voleva divertirsi, sicuramente non voleva essere indiziato nella lotta per la retrocessione. Io credo che fino a un mesetto fa, tre domeniche, abbiamo fatto alla grande il nostro dovere. Abbiamo fatto belle partite, siamo stati tra le poche insieme al, penso solo alla Leonzio, a vincere a Cava dei Tirreni. Abbiamo fatto un grande campionato. Purtroppo, dico purtroppo, probabilmente ci siamo cullati un po' e queste ultime tre partite stanno vanificando quanto di buono abbiamo fatto in questi 8 mesi. Però sono certo che i ragazzi, anche perché abbiamo la fortuna di avere una società
veramente solida, presente. Non vogliamo vanificare quanto di buono fatto e quindi cercheremo in tutti i modi e con tutte le nostre forze di raggiungere i playoff, che ripeto, considerato gli scontri diretti, considerati il campionato, sono ancora alla nostra portata. Io penso che la Palmese domenica a Lentini non avrà sicuramente vita facile, per cui ancora c'è tanto tanto da giocare, secondo me. Stavo per salutarla, direttore Martello, ma dobbiamo aggiungere qualcosa con Firmo Micheli, altro opinionista che ho qui in studio. Firmo? Ma la cosa positiva secondo me è che quasi sicuramente una squadra siciliana vincerà il campionato, quindi questo è un fatto molto positivo per noi che siamo vicini a voi, quindi o la Leonzio o Ligera, lei che ne pensa? Io credo che alla che fine oramai la Leonzio sia proiettata in Lega Pro, penso proprio, quindi, di sì. Anch'io mi auguro pure che Roccella si salvi, così questo è un fatto nostro di zona. Io volevo dire che siccome sono due squadre che stanno lottando, quantomeno la vittoria del campionato quest'anno spetta una siciliana, quindi io volevo chiedere se era convinto che la Leonzio ce la facesse fino all'ultimo. Assolutamente sì, cioè, sono convintissimo che la Leonzio arriva in Lega Pro, perché ha una società, una struttura, una squadra veramente importante e ha dimostrato effettivamente di meritare la Lega Pro. C'è poco da fare, bisogna fare i complimenti. Direttore, è stato gentilissimo. Grazie. È sempre un piacere. Bocca al lupo a tutti voi. Un saluto particolare agli amici di Roccella che incontrerò domenica. Buona serata e grazie. Grazie. Buona serata, direttore. Il Gela di promozione e il bocale. Non me ne vorrà Filippo Cogliandro. Possiamo fare questo accostamento? Si era partiti pure con grandi propositi. Sì. Adesso si sta facendo bene, ma all'inizio, beh, non diciamo è stato disastroso, però insomma con parecchie buche prese. Sì, diciamo che le nostre aspettative non erano diverse di quelle in cui ci troviamo adesso, nel senso che abbiamo allestito una squadra di tutto il rispetto, sapendo che dover affrontare un campionato di tutto il rispetto, perché come il campionato cadetto, ecco, se possiamo fare delle similitudini della Serie B, è un campionato difficilissimo dove non si ha mai certezze di chi può spuntarla rispetto agli altri, però sicuramente sapevamo di aver allestito una buona società con un buon budget e di conseguenza avevamo preso un allenatore vincente che l'anno precedente aveva vinto il campionato di prima categoria, però vincendo praticamente tutto quello che c'era da vincere, e quindi abbiamo messo in mano, secondo me, una squadra che in eccellenza avrebbe fatto la sua bella figura. Purtroppo ci siamo trovati a dicembre già fuori dai playoff, questo già era un campanello d'allarme molto forte. Infatti l'ultima partita che è costato il posto all'allenatore è stato con la Stilese, che ce la siamo trovati poi a 3 punti di distanza. Abbiamo optato per una soluzione interna, convinti che magari la situazione era molto, molto complicata per poter recuperare quelli che erano appunto i punti per strada. Invece poi successivamente abbiamo appunto optato per... Ma cosa è successo, Presidente? Cosa più non è piaciuto della prima parte del campionato? Non mi è piaciuto il fatto che abbiamo giocato con le squadre, chiamiamole minori naturalmente, squadre che non erano l'ambizione che avevamo noi, e lì abbiamo fatto malissimo. Abbiamo pareggiato bellissime partite con squadre che ora si trovano al primo posto e che stanno facendo benissimo, appunto come il Soriano, come l'Aurora, insomma squadre che andranno sicuramente fino alla fine a giocarsi il campionato. Mentre poi magari con le squadre con cui noi avevamo più possibilità di fare bene abbiamo steccato. E da lì abbiamo deciso di cambiare l'allenatore, e quella è stata secondo me la mossa giusta, perché ci ritroviamo ad avere 7 risultati utili consecutivi, partite vinte fuori casa, altre 6, insomma stiamo facendo benissimo, siamo in una situazione che eravamo settimi, siamo quarti a 3 punti dalla terza, e quindi ci giochiamo i playoff con tranquillità. Però c'è il rammarico che se avessimo fatto, infatti con Tonino avevamo parlato pure di questo, se avessimo fatto almeno la metà di quello che abbiamo fatto nelle partite di ritorno avremmo visto un altro campionato. Allora, non facciamo solo D in questa primissima parte, ma mischiamo un po' le carte anche così per coinvolgere gli altri ospiti, in questo caso il presidente del Bocale. Parliamo anche di eccellenza, no? Abbiamo Firmo. Vogliamo parlare del presidente? Non di Mattarella, della presidente Madafferi.
Sono di garanzia questi dell'equipe nuova dirigenziale a Locri? Come li giudica? Ma io che vivo a Locri ho sempre sostenuto che a Locri è difficile fare calcio, perché qualsiasi società, se non è ai vertici della classifica, viene sempre criticata. La Modafferi ha avuto coraggio di, in un momento così particolare, di prendersi la squadra. Io ritengo che per il primo anno, come primo anno, stanno facendo un discreto campionato. E secondo me, programmando veramente, anche perché adesso Locri, mentre prima lo stadio di Locri era una bomboniera, adesso sta diventando un campo veramente impraticabile. Quindi se il comune farà di nuovo il campo, e la società, programmerà, secondo me, hanno i mezzi e le capacità per fare il salto di categoria. Però lasciami un pensiero. Cioè, io conosco Filippo da anni, guardate con quanta serenità lui parla, anche se il campionato, io lo conosco da anni, anche se va male il campionato, è talmente sereno, tranquillo, che già lui è proiettato al prossimo anno. Perché sa benissimo, essendo uomo di calcio, sa benissimo che sono le annate che possono spendere chissà quanto, però possono andare male. E io lo ammiro per questo aspetto, per la sua serenità. E vorrei che tutti i presidenti fossero come lui. Cioè in questo modo. Quindi, ritornando a Locri, intanto, secondo me questa è una settimana difficilissima per le due società, perché il Siderno ha fatto un ottimo punto a Paola. E quindi domenica per il Siderno è importantissimo. Più per il Siderno che per il Locri. Sì, certamente il Locri con la vittoria per tutta la zona, però quando si arriva come bisogno. Quando si arriva a questo punto, quando una squadra come il Siderno domenica sa benissimo che si giocherà una buona fetta di permanenza nel campionato di eccellenza. Quindi aspettiamo questa settimana, lasciamola lavorare tranquillo. Quello che io invito è che Locri in questo momento, con tutto quello che sta succedendo, è il momento di fare il salto di qualità. Però bisogna che tutti stiano uniti, bisogna programmare sin da adesso per l'anno prossimo, e si può fare il salto di qualità cercando di andare nell'interregionale. Tutti, alla società, e al come pubblico. Presidente ritengo che sì, una figura molto importante per il Locri Calcio. Benissimo. Tonino, vai sugli argomenti che abbiamo trattato adesso in questo tratto. Su cosa vuoi intervenire? Allora, mi associo completamente alle parole di Michele Pino per quanto ha. No, io ti ho coinvolto anche perché prima, diceva perché che Filippo avete parlato prima della trasmissione. Vabbè, non ci accavalliamo, vai. Ha fatto un'iniziativa sull'attimo che è qualcosa di incredibile, e per questo sicuramente lo ha portato a questa tranquillità che tutti i presidenti dovrebbero avere. È chiaro che la programmazione paga, e Filippo lo sa perché ha sbagliato, perché se non avesse sbagliato adesso a 50 punti ha fatto alla media quella di promozione. Purtroppo gli errori, come abbiamo detto prima, si pagano. Però io chiedo a Filippo, Filippo, ma è solo demerito dell'allenatore o è stato anche un po' demerito tuo? No, sicuramente, principalmente nostro, ma non per l'allenatore, perché lui non ha colpe, noi l'abbiamo assolto, tra parentesi, dando la colpa e la responsabilità ai giocatori, anche perché con gli stessi giocatori noi stiamo facendo bene adesso, quindi non può essere un allenatore che ti può, voglio dire, sconvolgere tutto. Certo, chi abbiamo adesso, che è Piero Locatto, sta facendo bene anche sotto il profilo umano, secondo me, perché sa i limiti di alcuni e quindi li utilizza per quei limiti che c'ha. Mentre l'allenatore precedente, che io stimo tantissimo, oltre a essere anche un carissimo amico mio, magari non si è calato nella realtà vocale. Tu sai benissimo, noi siamo scesi con 16 pareggi dall'eccellenza, quindi più tranquillità di questa non ne posso avere. Cioè, devo prendermi. Ho fatto la dose di camomilla proprio in quell'anno. Quindi, secondo me, sì, la responsabilità naturalmente cade sempre su di noi, principalmente su di noi, paga l'allenatore, ma solo perché abbiamo creduto che cambiando qualcosa si dava una svolta, e così è stata. Gesualdo?
No, io non, sai, quando parliamo in questi termini non sono mai d'accordo, perché non sono, quando un allenatore viene sostituito senza cambiare assolutamente, non mettere a disposizione dell'allenatore nuovo nuovi giocatori e riesce a cambiare le cose, vuol dire che la colpa è solo esclusivamente dell'allenatore. Quindi ci mancherebbe altro, perché se i calciatori non si comportano bene, io parto sempre dal presupposto che è l'allenatore che non sa comportare con i giocatori. Quindi sai come la penso, do merito sempre all'allenatore, mai naturalmente ai calciatori. Visto e considerato che il presidente diceva che l'allenatore precedente non aveva colpa, però l'allenatore nuovo si sostituisce l'allenatore che c'era precedentemente e i risultati cambiano, vuol dire che effettivamente l'allenatore che c'era prima non stava facendo quello che voi pensavate. Sì, infatti se l'abbiamo sostituito è stato questa motivazione. Ma non fosse altro, non per il lavoro, perché è sempre presente, aveva magari una metodologia diversa, dove magari rapportandosi con alcuni elementi che voi sapete benissimo, specialmente il vicepresidente sa benissimo che in una squadra di calcio sono 3-4 elementi che sono coloro che danno la forza agli altri, e magari quello lui non è riuscito a farlo. Però ripeto, la responsabilità cade su di noi, perché oltre a pagare materialmente questo handicap, paghiamo anche sotto l'aspetto umano, perché con gli allenatori noi abbiamo avuto sempre un buonissimo rapporto, e Michele sa benissimo in che rapporti ci siamo pure tra l'altro conosciuti. Quindi. Benissimo, allora possiamo tornare, dobbiamo aggiungere altro a questo riguardo? No, torniamo adesso a Roccella, alla Serie D, perché abbiamo anche le interviste realizzate a fine partita. Andiamo alle interviste. Non è che abbiamo parlato del LOC, abbiamo parlato della società. Siamo qui col mister Giovanni Ferraro, mister del Gragnano, una grande vittoria oggi, decisiva per la salvezza. Sì, sicuramente una grande vittoria su un campo difficile qui a Roccella. Abbiamo fatto proprio una grande prestazione. Oggi i ragazzi davvero hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. Non era facile giocare su questo campo. Faccio un complimento a tutti quanti, quelli che hanno giocato e quelli che non hanno giocato. Questa vittoria la dedico al presidente, che ci sta sempre vicino, non ci fa mancare niente, e a tutti i tifosi di Gragnano per starci vicino in questo finale di campionato, che per noi è importante sia per il presente che per il futuro. Stateci vicino, perché noi cerchiamo di dare il massimo fino alla fine per portare più soddisfazione alla città di Gragnano. Ora domenica al San Michele arriverà il Sersale per mettere il punto esclamativo sul discorso salvezza. Sì, domenica forse affrontiamo la partita più difficile dell'anno, perché il Sersale, nonostante è una squadra che sta penultima in classifica, è una squadra che ancora non ha mollato. L'ho visto domenica scorsa col Pomigliano, mi è sembrata ancora una squadra viva. Guai a pensare che domenica sia una partita facile, che commettiamo un grande errore. Ce l'ho detto ai ragazzi. Ma da martedì non si fa altro a pensare a questa prestazione importante, che se ci permette di raggiungere altri 3 punti davvero possiamo mettere una seria ipoteca sulla salvezza del Gragnano, che penso che è il primario obiettivo da quando io sono qui in questa società, e soprattutto per i tifosi, perché alla fine la categoria è la cosa più importante che resta a Gragnano Calcio. Siamo con il direttore Salvatore Casapulla. Direttore, parlavamo anche col mister, una vittoria fondamentale e meritata per raggiungere questa salvezza. 36 punti sono un ottimo bottino, soprattutto da quanto è arrivato il mister Ferraro. La squadra sta viaggiando quasi a ritmo playoff, quindi si può dire che sta andando tutto bene. Sì, è stata una vittoria importantissima, soprattutto per i ragazzi, per questo proseguo di campionato, dove cercheremo di fare quanti più punti possibile. Ce l'andremo a giocare su tutti i campi, perché comunque siamo una squadra che deve sempre imporre il proprio gioco, e come dicevi tu, da quando è arrivato il mister siamo a livello di punti come media punti nei playoff. Peccato che siamo partiti un po' ad handicap all'inizio, però comunque noi cercheremo fino alla fine di ottenere il massimo dei punti che ci sono fino alla fine. Siamo col capitano Savino Martone, un gol decisivo oggi, il 33esimo in maglia giallo-blu in 99 presenze, un gol fondamentale, Savino. Sì, è un gol importante che dedico al presidente, ai tifosi e a tutti i miei amici di squadra. Una vittoria, come dicevamo, importante, ed poteva essere anche forse più netta.
Sì, però c'è da dire che comunque abbiamo vinto su un campo difficile, ostico, quindi alla fine l'importante è vincere, ma 2-1, 3-1, 4, l'importante è portare a casa i tre punti. Qui con Emanuele Santanillo e il bomber giallo blu, un altro gol decisivo oggi di testa e il 6° stagionale, una grande stagione Emanuele. Sì, una grande stagione, per fortuna sta andando più che bene. Vabbè, l'importante era oggi vincere, l'abbiamo fatto su un campo difficile e penso che questi punti siano importanti per la salvezza. Pino, posso fare una domanda a Rocco? Ho le mani in alto, vai. Vai. Allora, Rocco, faccio una domanda perché l'ho fatta sempre da per il Rocella. È sì. Chiaro che Ciccio non può fare, gli errori sono venuti tutti errori da singoli giocatori e non di squadra come ieri, e purtroppo oltre l'ostacolo non si può andare, però io credo che alla fine il Rocella riuscirà a tirare fuori tutto quello che deve fare. Restano 7 partite però, 4 in casa e 3 fuori. È chiaro che Cavese, Gea Virtus, Frattesi sono su un'altra categoria, però io credo che il Rocella si esprima molto meglio fuori casa che in casa. La partita di domenica, se non è decisiva, poco ci manca, ma è solo questione di tecnica in questo campionato che tu lo vivi tutti i giorni, o è questione proprio di testa? Perché qui è questione, secondo me, più di testa che di tecnica, visto che gli errori sono individuali. Ma sono d'accordo con te, ti saluto intanto, ciao Tonino. Sono d'accordo con te, prova ne sia che ieri i gol che abbiamo preso ieri sono stati dei gol errori, oserei dire orrori di commessi da calciatori esperti come Librizzi, Brunetti, Coluccio. Come hai visto il secondo gol, ci sono stati tre giocatori dei nostri schierati assieme ai due esterni, quindi era impossibile prendere un gol del genere. Purtroppo è più una questione di testa e non di gioco di tecnica. La squadra, a mio parere, gioca e reagisce, ha reagito bene anche ieri. Poi però ti sconforta quando subisci gol evitabilissimi, e non è la prima volta in questo campionato ci ho visto essere penalizzati da infortuni dei singoli calciatori. Io credo che guarda, la nostra è una squadra che non ha quella secondo me quella grinta che ci vuole in un campionato di Serie D per affrontare anche domenica. Siamo stati ingenui sull'espulsione, sui gol presi, e quando succedono questi episodi anche lo sconforto subentra, certo. Subentra lo sconforto anche nei giocatori stessi. Noi che adesso ci rimane di andare a Gela, di giocarci la partita alla grande. Certo, com'era. È fondamentale domenica. Allora, vedremo come andrà a finire. Se Sparta piange, Atene non sta meglio, certamente. Allora, chi sta peggio, crediamo, no? Anche per come sentito da Gesualdo Albanese e il Castrovillari. Un'analisi, vedendo le immagini del Castrovillari, lavorerei da firmo su quest'altra calabrese che sta penando, che ha cambiato pure allenatore, a proposito di allenatori. È il mio paese. Per giunta. Ma io non lo so, lo diceva Gesualdo all'inizio, io pensavo che quest'anno il Castrovillari avrebbe fatto un campionato tranquillo, cioè di centro classifica, se non qualcosa in più, anche perché veniva da un campionato molto bello, lo stesso allenatore, quasi lo stesso gruppo, quindi sono rimasto un po' deluso, perché poi conosco l'ambiente, lì facilmente sono i risultati, c'è l'abbandono, quindi poi c'è stato questo cambio di allenatore che pensavo che avrebbe portato qualcosa, invece sta peggiorando. Certo, non è ancora tutto da giocare, perché domenica, se riescono a vincere domenica, in base agli altri risultati possono sperare anche loro, però
sono rimasto molto deluso. Molto deluso perché poi ripeto, molta gente pensa che come gli allenatori che il campionato interregionale sia un campionato facile, non è così, bisogna anche giocare al calcio, soprattutto giocare al calcio, poi vengono tutti quegli aspetti lì e da tifoso della Locride, io ritengo che domenica i ragazzi di Roccella ce la metteranno tutta anche per smentire il vicepresidente, entreranno in campo con un agonismo così forte da poter veramente portare i tre punti a Roccella e far capire che loro in campo ci sanno stare bene e hanno anche la grinta. Sono partite certo, che forse possono uscire. Ci sarà chi li motiverà a sufficienza appunto in prospettiva di questa partita delicatissima di domenica. Andiamo adesso, tagliamo su queste immagini, ci precipitiamo perché ci siamo un po' dilungati su questo campionato, quantunque si era un po' pensato alla vigilia di parlare molto di altri campionati di eccellenza, proprio perché c'è questo derby, questa fase delicatissima in eccellenza e di promozione, grazie anche alla presenza di Cogliandolo, presidente della Bocale. Allora chiudiamo il capitolo Serie D con l'intervista a Trocini delle Rende. Su questo momento tutto quanto il campionato è stato positivissimo per il Rende, ma questo tratto è pure particolarmente felice, così come viene rimarcato lo stesso Trocini. Servizio. Sì, è stata una bella vittoria, ci voleva dopo due sconfitte consecutive in casa e i ragazzi oggi hanno, forse a mio avviso sono partiti un po' contratti perché la posta in palio, i punti cominciavano a pesare tanto, sentivano questa difficoltà che si è avuta ultimamente nelle partite in casa e quindi forse sono partiti un po' contratti. Col passare dei minuti, già dopo i primi 20 minuti nei quali il Gela ha fatto molto bene, dopo i primi 20 minuti la squadra ha cominciato a giocare più sicura e poi nel secondo tempo a mio avviso la squadra ha fatto 50 minuti direi perfetti. Sicuramente veniamo da due buone partite affrontate a mio avviso anche con nella maniera giusta, perché lì ad Aversa dopo due sconfitte consecutive su un campo a limite della praticabilità contro la squadra che aveva bisogno di punti, la squadra è stata molto intelligente a rimanere quadrata in campo e concentrata. Oggi stessa cosa, si è partito un po' contratti, però la squadra ha dimostrato maturità nell'attendere il momento giusto, ha dimostrato consapevolezza anche nei momenti in cui c'è da affondare e quindi siamo felicissimi di essere certamente di aver ripreso la corsa e la media di qualche settimana fa. Facciamo una cosa, facciamo promozione subito e poi andiamo all'eccellenza, quindi risultati e poi la classifica di questo campionato. Prego la regia, ecco. Soriano Africo 2-0, fuori casa Cavolonia Brancaleone 5-3, Bagnarese Deriese 4-0, Bocale Gioiese 3-0, fuori casa Lauriana Taurianova 1-0, Rosarno Pellaro 2-1, 3-2 del Gioiosa sulla Stilese, Aurora Villese 3-1, la classifica. Soriano Aurora 61, Laureana 58, Bocale 52, Bagnarese 44, Brancalone 42, Stilese 33, Africo Gioiosa 32, Pellaro 31, Villese 30, Caolonia 29, Rosarno Gioiese 24, Torinova 11, Deliese 5. Allora, qui l'analisi se me la fa subito Cogliandro. L'analisi quello che riguarda il Bocale l'abbiamo fatta ampiamente. Sì, sul poi campionato. Per il resto del campionato il Soriano e l'Aurora naturalmente se la giocheranno fino alla fine, perché l'ultima partita è proprio tra le due, sì. Sì, quindi forse è un piccolo rammarico. Un pre-festival Laureana Soriano, sì, alla penultima. Sì. Infatti contiamo di rientrare almeno per il terzo posto in questi scontri. E tenendo presente appunto che la Laureanese fino a un paio di settimane fa era prima in classifica e quindi forse il campionato l'ha perso in questo senso loro, tenendo presente che sono sempre tre come punti. L'ha perso Cogliandro il campionato? L'Aurora è andata veramente forte. Se l'ha perso perché ancora insomma, il Soriano è ancora meglio, perché il Soriano l'unica partita che ha pareggiato è stato contro di noi in casa, del resto le ha vinte praticamente tutte nel girone di ritorno se non sbaglio, e quindi si sono attestate come le migliori in assoluto. Perché, può essere che Soriano il campionato l'abbia perso a Brancaleone? Il Soriano? Ah già, ha pareggiato a Brancaleone, eh sì, anche quello può essere. Là però, dove poi il Cavolonia ha vinto 5-3.
questo è bello del calcio, no? Sostanzialmente sì. Poi alla fine ci si diverte anche per questo, e perché i risultati non sono mai sicuri. E sì, può essere quello, come può essere anche che l'Aurora lo perda perché ha pareggiato con la Deliese un paio di settimane fa. Poteva giocare e con quindi il beneficio anche lì di due risultati su tre alla fine. C'è stata un'alternanza, secondo me, casuale, come le sconfitte in eccellenza delle due battistrada, ecco, contemporaneamente. Quindi in questo senso non lo so, però ecco, dispiace vedere appunto squadre come la Torre Novese, che per anni sono state dei blasoni in queste categorie, anche pure superiore, vederle così, ecco, retrocedere in questo modo, dispiace tantissimo. Poi naturalmente... Rogliando, io non so se soltanto io avverto questa cosa, ma mi sembra, cioè io capivo insomma che non sarebbe venuto qui felicissimo per il campionato fatto, ma addirittura mi sembra amareggiato, no? Però insomma qualcosa da scrivere positivamente a questo suo campionato ci sarà. Ma sicuramente. Sicuramente. Noi e abbiamo, che cosa? Abbiamo già un settore giovanile. Che... Ecco, quello volevo, lì volevo andare a parare. Secondo me sta facendo benissimo, abbiamo fatto benissimo quest'anno come gli altri anni. Ricordo che il Bocale è una delle poche squadre che si può vantare di aver vinto 3 anni il massimo campionato di juniores, arrivando perfino alle finali, giocandosi alle finali e perdendole purtroppo tutte e due con la stessa squadra. E poi quest'anno abbiamo mandato un ragazzo delle lievi alla Vibonese. Facciamo nomi. Sì, nomi, Antonio Parrello. Ecco. E poi abbiamo opzionato un ragazzo sempre della juniores, Filippo Mangiola, che andrà a vestire la maglia della Ternana il prossimo anno. Quindi in questo senso noi ci sentiamo abbastanza soddisfatti e contiamo di fare sempre meglio, perché abbiamo un buon staff tecnico nel settore giovanile, e quindi dove spicca Enzo Bevacqua, che è colui che gestisce tutta questa situazione, ecco. E quindi in questo senso le nostre prospettive sono più basate su questo che su un campionato che naturalmente dove ci costa abbastanza, e quindi ecco, abbiamo il rammarico della prima squadra, ma siamo fortunatamente contenti del settore giovanile, dove abbiamo visto gli allievi sono primi in classifica. Sì, prego Gesualdo, poi volevo chiedere qualcosa. Sì, no, no, dico, gli allievi saranno primi in classifica per poco, perché fra qualche domenica non sarete più primi, perché sicuramente ci sarà il CSPR, visto come ci sta. Sicuramente. Non dice niente di sbagliato, il calcio è bello anche per no, questo. No, no, comunque, anche per poter no, era una battuta. Comunque, lo so. No, no, ma non è questo. Ma è l'unica squadra che è venuta a Bocale a dimostrare di essere una signora squadra. Sicuramente eravamo al Bocale a 10 punti di idee, siamo solo a 2 punti, quindi tra l'altro mentre il CSPR c'ha tutte partite contro le ultime in classifica, il Bocale c'ha qualche partita importante, quindi sicuramente, ma era una battuta, una battuta è per dire che ogni volta che c'è la trasmissione, vede, dicono che il risultato nel settore giovanile non conta, però poi parlo tutti i risultati, e ha ragione, perché io continuo sempre a dire, ma se voi vincete 3 anni di seguito i juniores, se siete primi il campionato di allievi, non penso che la juniores gioca contro i pulcini o gli allievi giocano contro i pulcini, giocano contro ragazzi della stessa età, quindi se questi ragazzi si scontrano con ragazzi della stessa età e dimostrano le loro qualità, vuol dire che c'è gente che lavora come si deve, c'è gente valida, al punto che vede, uno va a Vibo, l'altro va a Terni, così come noi, uno va a destra, l'altro va a sinistra. Quando sento parlare che nel settore giovanile il risultato non conta, mi viene solo da ridere. Ecco, tutto qua, ecco, la battuta era solo per quindi complimenti, perché effettivamente... No, ma sono d'accordo con lei, perché da noi si parla solo della come antagonista, solo, anche se ci sono altre squadre a 3-4 punti, solo della... No, no, ma io non parlavo di quello, parlavo di complimenti per come vi state comportando e per la giusta cosa che pensate dei risultati, perché i risultati contano tantissimo, come anche contano per lei, lo sa che il prossimo anno sarà un campionato d'élite per quello che riguarda gli allievi, e quindi di conseguenza sarà un campionato a parte dove giocheranno tutta la Calabria coinvolta. Il fatto che una squadra di promozione punta moltissimo su quello che è il settore giovanile, i giovani, vuol dire che hanno programmato, l'hanno sempre fatto e devono fare questo. Lei continua sempre a dire le stesse cose, però non mi sono stancato proprio. Sono quelli che hanno le frasi fatte. Il campionato di promozione quest'anno è molto bello, perché se noi ci ricordiamo, un 2 mesi fa tutti davano favorito, 2 mesi e mezzo fa la Laurenese. Poi si è inserita a sorpresa l'Aurora. Poi l'Aurora ha avuto qualche battuta vuota fra le due grandi. Adesso è bello, perché sarà un finale al Cardiopalma veramente bellissimo.
secondo me fra queste le prime tre si scontreranno tutte, noi tutte siamo esatto, quelle... quindi il calendario, no? Qualche punto in più loro, qualche punto in più, perché è difficile adesso, perché no, non è un'unica squadra, no, sono tre, quindi anche certo, se si incontrano, però no, un campionato, uno dei migliori campionati di promozione degli ultimi anni. Ecco, io infatti stavo per chiedere, perché manca in quel lotto proprio il Bocale. Tonino, fammi finire questa domanda, perché è un quarto d'ora che volevo farla, finisco. Non fossero, si fossero verificati quei passi falsi nella prima parte del campionato, ecco, la classifica che adesso ti piacerebbe contemplare qual è, Cogliandro? Cioè tu il Bocale adesso dove lo vedresti senza quei punti persi? Bene, di una spanna su, sicuramente in mezzo a loro, a lottarla insieme tra Laureana, se devo Soriano. Essere sincero, ho pensato di lottare insieme a loro. Dici tu la tua classifica oggi, veritiera, quale sarebbe? Di quelle delle squadre che ho visto io, sicuramente l'Aurora merita il primo posto, perché essendo una novità, cioè nel senso essendo una squadra che ha sorpreso tutti. Dovremmo dirlo noi, ma che lo dica il presidente di parte. Tu il Bocale dove lo avresti collegato? A valori. Sono troppo modesto per poterlo dire, sinceramente. Però posso dire che l'avremmo lottata, quello sicuramente, in modo diverso. Posso dire una cosa? Aspetta, Tonino, no, l'unica cosa, io dico che la colpa è solo esclusivamente della società. Assolutamente sì. Solo, perché lei pensava di aver fatto delle grosse errori sostituendo l'allenatore, nonostante l'amicizia. Io dico invece che se la società avrebbe dovuto capire prima che la colpa era dell'allenatore, se l'avesse fatto prima oggi il Bocale sarebbe là a discutere e naturalmente a contendere il primo posto. Poi è difficile organizzare in ogni campionato, poi anche perché io ho stimato tantissimo le parole che ha detto il vicepresidente prima per quello che riguarda Galati, che è un allenatore che secondo me invidiano anche in Lega Pro, quindi se loro non l'hanno fatto, come noi non l'abbiamo fatto quando siamo scesi con 16 pareggi, ricordo 7 vittorie e 7 sconfitte, sicuramente abbiamo visto qualcosa di buono. In questo purtroppo abbiamo captato, in questo caso, che nonostante appunto l'amicizia, nonostante i valori umani e tutte cose, non serviva a niente continuare. Tonino, vai. Sì, no, volevo solo fare una precisazione. Prima Michele Firma ha esordito parlando di Filippo, che lo conosce da anni. Volevo dire che non è che solo farina del suo sacco, perché Filippo ha un fratello, Nino Cogliandro, che è stato uno dei pochi delle società dilettantistiche presenti al calciomercato di dicembre. Cioè significa che anche in questo pari, in questo caso, la società Bocale è leggermente avanti per la programmazione, ed è chiaro che tutto questo porta ad alcuni risultati a partire proprio dai più piccoli, dove Filippo ci tiene tanto a questa categoria. E a questo proposito, visto che Michele conosce bene anche Nino, volevo che mi dicesse lui un parere tecnico sul fratello, perché io credo che Nino, con tutto il rispetto per Filippo, è molto più bravo di Filippo. Vedi che stanno ridendo tutti qua, Ma chi l'ha chiesto? No, allora. Allora, Tonino, ti ripeto, conosco tutti e due. Forse l'altro in questo momento sta più all'ombra e in prima persona scende Filippo. Ma sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa, bravo. Guarda, hanno le stesse idee e vanno così d'accordo che è difficile trovare un difetto in loro. Assolutamente. Poi, loro, vedi, io sono nel calcio, grazie a mio fratello. Loro, prima di mandare via un allenatore, credetemi, non è adesso per lavare faccia, di mandare via un allenatore, per loro è una sofferenza, perché io quando ero presidente andavo a parlare con loro, per loro mandare via un allenatore è una sofferenza, perché quando prendono l'allenatore, no, forse era un'eccezione, ci credono veramente, e per mandarlo via devono proprio arrivare al colmo, perché a un certo punto, d'altronde loro hanno utilizzato, io adesso non so se c'è più, Paolo Cambolo, che era con loro, e programmavano insieme, c'è stata una società che ha pensato sempre a programmare. Michele, però è ovvio che è una società che ma a differenza ammette deve sbagliare, quindi non è che ma si alza al mattino e ha detto pure che abbiamo sbagliato, però prima di mandarlo via, perché sennò l'avrebbero mandato via prima. Prima loro hanno perché credono, quando fanno una scelta loro sono due fratelli che credono, e io li ho ammirati per questo. È giusto, poi il campionato. Io, per esempio, alla domanda che ha fatto Pino, io secondo me i punti che mancano a loro sono da 5 a 6, perché lo seguo.
lo segue il campionato. A quanti fatti? Mancano quei 5-6 punti. Secondo me è difficile che loro possano aspirare alla vittoria del campionato, perché è difficilissimo. Però per questo parlavo io. Però dicevo prima che guardiamo molto la parte bassa della Serie D, perché contiamo tantissimo sui playoff. Quello è importantissimo. Al momento siamo una squadra in formissima. Non lo dico per fare il gradasso, ma ieri ho visto Regina Vibonese e c'era da ridere, con tutto il rispetto che ho sia per la Regina che per la Vibonese, tant'è vero che qualcuno ha detto ai lavori, ha detto al momento la squadra più in forma a Reggio Calabria il Bocale. Prendo sto spunto per dire appunto che secondo me è una grande mano d'aiuto, ce la possono dare gli amici di Roccella, oltre che speriamo quelli di Castrovilla, certo. Anche se noi ci hanno sempre sdirrupati, come si dice. È vero, Gallico, anche Reggio Mediterraneo stanno attraversando un buon momento. Contiamo su di loro. Ascolta, tu quando io se invito te, anche perché voglio tenermi l'enciclopedia chiusa degli ultimi 50 anni di calcio dilettantistico nostro, ecco, quando ti ho vicino, quindi ti faccio le domande direttamente, non vado a sfogliare nulla. Ecco, cosa rimpiangi? Ecco, questo calcio che tu magari avrai visto come tanti andare scemando, no? Il nostro dilettantistico. Ecco, tu di quegli anni che furono, che cosa presteresti al calcio di oggi? Che cos'è che più rimpiangi tu, Firmo? Ma io rimpiango due cose. La prima, ora da spettatore, prima da protagonista, allenatore. La prima è l'amore per la maglia. Io la rimpiango perché quando io sono arrivato all'Open nel 69 e ho fatto il primo campionato, l'anno dopo tutti mi davano per partendo di riserva e io quando indossavo la maglia dell'Open davo l'anima in campo per dimostrare che ero all'altezza. La cosa che poi mi porta ad andare via e quando sento delle interviste di gente che pensa che ha inventato il calcio, cioè fanno della demagogia, cioè io ritengo che il calcio sia il gioco più semplice e più facile di questo mondo. Poi siamo noi gli attori che scendiamo in campo a renderlo difficile. Certo, è cambiato, si corre di più, oggi si parla molto di numeri, ma io posso ricordare, siccome poi c'è l'intervista su Torino Russo, che noi nel 70 con l'allenatore catalano, 69-70, giocavamo col terzino fluidificante, che era Tonino Russo. Ma eravamo negli anni 70 e nessuno ne parlava, giocavamo col centromediano metodista. Giocavamo col centromediano metodista. Ha anticipato una delle interviste che vedremo alla fine di Vecchie Glorie. Che era a Cursi. Voglio dire, oggi qual è il discorso? Noi allora a 22 anni eravamo calciatori, scusatemi la presunzione. Oggi io sento molto, seguo molto la vostra trasmissione. Quando Gesualdo sostiene che i fuoriquote in eccellenza, se sono bravi, devono rimanere, anche se crescono devono rimanere, se sono bravi. Invece noi troviamo società che utilizzano i fuoriquota perché quell'anno sono obbligati e poi spariscono dalla circolazione dal mondo del calcio. Quindi qualcosa non funziona, non va. E allora io rimpiango questo, ma io inviterei i colleghi tutti quanti, non c'è niente da inventare nel calcio. Cerchiamo di lavorare sul campo, possiamo portare qualche cosa tatticamente, ma soprattutto dobbiamo studiare per incominciare a saper leggere la partita. È lì l'allenatore è bravo, se riesce a leggere la partita, allora sì. Però l'amore che io ho provato nelle maglie che ho indossato, il Castrovillo, la Morrone, il Locri, penso che non ce l'abbia nessuno, io non ho mai cambiato più squadre. Nel 76 ho smesso perché mi sono sposato e mia moglie mi ha detto fai il calciatore o fai il marito. E allora ho preferito fare il marito, voglio dire, però era un'altra cosa, si giocava al calcio, ci si picchiava, io ricordo i derby con Roccella, ricordo col Soverato, col Siderno, i Muiai dei Girolamo, Bodalma di Fragomeni, Idiano, cioè non è che scherzavamo, però finita la partita eravamo tutti amici, certo. Io mi ricordo Morosini, il fratello dell'ex vescovo di Locri, centravanti della Paolana, Morosini, poi ha fatto Patituccio, voglio dire Ciannameo, gente che Aloe. Sì, ma i fratelli Aloe e tutto, voglio dire, quindi Arona l'attaccante con i derby con la Bovalinese. Oggi vedo si entra in campo, cioè sembrano figure, non voglio offendere nessuno,
Sembrano, ma dal quarto tempo sembrano figurine. A me l'allenatore Mercurio mi diceva sempre: Michele, quando esci sul campo la maglia la devi stringere, deve uscire tutto il sudore e via dicendo. Era un'altra cosa. È quello, lo ma con questo, tutti. Con questo sono cambiato in tempo. Non dico che il calcio d'oggi è spettacolare, però bisogna anche saperlo giocare. No, dico che intanto dopo che in 2 anni o 3 anni ho detto delle cose che vedo finalmente che qualcuno mi dice aveva ragione Gesualdo, quello dei fuoriquota, sì. Che continua a dire che gli errori li fanno i direttori quando ogni anno scelgono i fuoriquota e l'anno successivo dicono andate via che dobbiamo prendere altri e finalmente c'è uno che me lo dice. E poi volevo dire che ha ragione, nel calcio non rendere difficile il facile attraverso l'inutile, ecco il motivo per il quale dico che quello noi che ha detto naturalmente. Vocale, e questo è un condivido in pieno. Abbiamo una rosa di 23 elementi dove 8 vengono dal settore giovanile da 7 anni, tra cui il capitano che è 10 anni che è con noi, che è Saviano, ma questo è quello che vogliamo, per questo gratificavo le parole sia di Tonino che cui ha giustamente detto mio fratello è un grande, su questo i meriti sono solamente certo. Suoi, e sia il presidente che conosce ma bene la realtà. Ma questi sono gli obiettivi che devono avere le squadre dilettantistiche e le squadre che puntano. Allora io dico, se una squadra di Serie D punta alla Lega Pro vuol dire che c'hai i soldi, certo. Va a comprare giocatori di esperti di categoria e vince. Ma una squadra che vuole salvarsi, una squadra che vuole fare un progetto e in prospettiva guarda il calcio in un certo modo, non può lasciar perdere il settore giovanile, non può sbagliare su quelli che sono i fuoriquota. Perché io continuo a dire, una squadra che fa per 4 anni una stessa categoria, se dovesse indovinare i fuoriquota, si ritrova dopo 3 anni a fare campionati importanti con 4 lire, con giovani che possono essere poi vendute nella Lega Pro, e vuol dire che abbiamo fatto un lavoro come si deve. Ma se noi ogni anno facciamo questo e poi alla fine dell'anno dobbiamo ricominciare di nuovo a fare questi progetti e non li indoviniamo uno, vuol dire che mi trovo perfettamente d'accordo. Io ho fatto complimenti alla Bovolinese, ecco il motivo per il quale continuo, non perché ha vinto il campionato, perché all'inizio dell'anno cosa ha detto? Abbiamo preso 4-5 elementi che giocavano nella Bovolinese, sono andati in giro e sono tornati a Bovolino. Dopodiché tutti intorno alla Bovolinese, ragazzi del posto che vengono dal settore giovanile. Questo è il calcio del già pensando al prossimo addirittura. No, se non voglio, io non ne parlo più, ho parlato perché mi ha dato modo allora, Michele, se no Michele. Non ne parlo più perché ho capito che tanto do fastidio. Discorsi, e non dai fastidio, quindi basta. Se sei appoggiato, sostenuto, dai più. Invece è un discorso molto importante del calcio è questo. Tutti d'accordo, discorsi importanti, sia le nuove regole, sia la marcord di firma Michele, ma noi siamo già nel tratto finale perché bisogna anche tenere d'occhio il cronometro, il tempo, no? E l'ultimo tratto deve essere dedicato al derby del Forza di Cosa, la gente si aspetta che si parli di derby. E allora parliamo di derby. Vocale Pellaro. Lo rido perché la gente si aspetta. Sarà, no, ma parliamo adesso di Siderno Lobby. Sarà sicuramente una bellissima cornice. Già l'andata c'era un bel pubblico, quindi è da tantissimi anni che non si gioca. È una squadra. Anche lì ci sono due fratelli glorioso. Che gestiscono i fratelli Sergi. Figli. Germoleo quando giocava Germoleo nel Pellaro. Sì, sarà assolutissimamente. Anche loro, secondo me, hanno fatto un buonissimo campionato per quelle che erano le prospettive. Suppongo che si salveranno prima ancora che finisca, cioè prima di fare i playout. Ma lui ha fatto la battuta che voleva dire Lopez. Sì, ho capito, però. Senta, era come se me l'aspettassi. Se io le chiedessi, Cogliandro, di parlarmi del domani, del vocale, lei come mi risponde così? Dico che noi già abbiamo vinto, ma non abbiamo vinto. Mi parla di playoff o mi parla della prossima stagione? No, parlo di una cosa che secondo me nel calcio va considerata. Noi abbiamo fatto quest'anno, abbiamo cambiato il nome alla nostra squadra. Non si chiama più Vocale Calcio 1983, ma si chiama Vocale Admo. In cui insomma ci tenevamo tantissimo, l'Addome è associazione donatore sociale, sì. Associazione donatore dell'ossio, sì. E siamo l'unica squadra in Italia che porta questo nome, quindi già per questo secondo ne me andate fieri. Abbiamo già vinto abbastanza, anche perché e come ci siamo esplicitate sta pratica? È nata così in una trasmissione dove ho avuto il piacere di conoscere il presidente, il quale ha illustrato le varie problematiche di quelle che sono appunto il problema della leucemia, del tumore, che chiunque nelle nostre famiglie è stato colpito. E mi ha colpito la vicenda di una mamma, appunto, che un figlio, in quel caso era malato di leucemia, aveva trovato la compatibilità in un donatore.
sì, che poi all'ultimo si è tirato indietro e purtroppo il bambino è morto. Quindi mi sono immedesimato in questa situazione, certo, io con tutta la società. Tant'è vero che lo scorso anno, proprio in una manifestazione dove si è raccolto, ecco, i dati per Rigosi, premetto che i giocatori dei vocali quasi tutti partecipano a questi tipi di iniziative. Bene. E quest'anno abbiamo fatto un torneo dove sia la Propellolo che ha partecipato, e un'altra squadra, mi sfugge un attimo, e anche loro hanno partecipato a questa iniziativa, si sono praticamente iscritti a questa donazione. E l'anno scorso c'è stato un ragazzo che giocava a vocale, che quest'anno è a Siderno, Audino, Mirko Audino, che purtroppo anche lui, essendo compatibile, all'ultimo ha deciso di non partecipare, insomma, di non donare il midollo osseo. Però nella nostra aspettativa. In particolare è bellissimo questo, è importante anche parlare di questi aspetti nel sociale. Roccella, per esempio, non siamo qui a aprire altri capitoli perché altrimenti facciamo veramente. Sì, l'abbiamo seguito pure. È molto vicino a pediatria all'Opri. E andremo a visitare quanto prima per dare il nostro... previsto qualche altro incontro? Certo, noi abbiamo in programma di comprare degli strumenti che serviranno al reparto di pediatria. Già l'anno scorso siamo stati artefici di un incontro con i ragazzini, abbiamo portato la squadra, abbiamo dato dei regalini. Siamo molto vicini a questi problemi sociali, attenti, sono le cose poi più importanti, quelle che restano. Mi viene in mente vita. Una cosa che volevo chiederti un'ora fa, Rocco, c'è il discorso anche dell'ottimo campionato juniores, ecco, non perdiamo di vista questo aspetto che... No, noi come è una delle sapete, cose, anzi forse siamo... la cosa più bella che c'è a Roccella quest'anno. Credo di sì, perché siamo primi in classifica, a pari punti con il Gravina e... ci giocheremo tutto. E anche qui il campionato finisce con un Soriano Aurora, nel senso che si incontreranno proprio le prime due all'ultima giornata. Certo, e lì ci giocheremo il campionato, sperando... Che è già vinto sotto un certo aspetto. Certo, valorizzare i giovani. Anche lì si gioca con città. Con città che non hanno niente a che vedere con Roccella, con una città grossa. Roccella questo non è nuovo, perché il settore giovanile di Roccella è stato sempre... tra i primi in Calabria. E adesso posso pensare che in Serie D noi abbiamo 10 giocatori in panchina che sono tutti poi soprattutto tutti under, l'organizzazione tutti... è stata un esempio per tutti, perché loro questo fa la differenza con le altre società. Voi per esempio avete giocato ieri con la Gioiese, che la Gioiese non l'ha fatta del proprio campionato di Serie fatta... D non l'ha fatta o l'ha fatta Vogliandro. E qui sta la differenza, appunto, società serie e società che non sono serie, nel senso che tu un po'. Che non l'ha fatta in Serie D, scusa, no? Perché quest'anno non l'ha fatta. No, in Serie D non l'hanno fatta. Allora, campionato di eccellenza, via, siamo proprio al tratto. Tu, Torino, se hai da discolparti di qualcosa, fallo, prima che si finisca. No, ti sto ascoltando con piacere. Dobbiamo fare velocissimi, andiamo all'eccellenza. Paolana Siderno 0-0, Cutro Gallico 2-1, qui già due risultati per quanto riguarda le pericolanti eclatanti. 2-1 dell'Isola a Luzzi, poi Corigliano Reggio 1-0, Cittanova Ragione 5-0, Locri Scalea 2-1, San Biase 3 Bisacce 1-1, Acri Lamezia 3-0. Hai visto? Scusate, posso farmi gli affari vostri? Sì. Gesualdo, hai visto? No, stavano per conto loro, possiamo tornare in studio, vedete la classifica a casa, ma io parlo perché mi devo precipitare perché siamo in chiusura. Hai visto il Locri? Sì, sabato ho visto un po'. Com'è stato? No, ho visto una bella partita, specialmente il primo tempo, una partita combattuta, due squadre che volevano assolutamente fare il risultato, non ci sono riusciti, tiri in porta pochissimi, la partita si è svolta con tre gol, tutte e tre su calci d'angolo, però due calci d'angolo così e uno invece che si vede chiaramente il lavoro dell'allenatore, perché è stato veramente programmato, è fatto bene. Il secondo tempo invece non è stata una bella partita, perché evidentemente il risultato di 1-1 negli spogliatoi ha fatto sì che dall'una e dall'altra parte c'è stata quella rivalità che portava a più determinazione, a più grinta, insomma non è stato un bel secondo tempo, mentre il primo tempo mi sono divertito e ho assistito a una bella gara. Io penso che il Locri, vista la posizione in classifica, non dovrebbe avere nessuna difficoltà, come l'abbiamo detto. C'è da fare delle elogi notevoli nei confronti del Locri, intanto perché assistere a partite
come quella di sabato, e vedere un pubblico del genere, io che ho allenato in tutte le categorie, forse neanche in categoria di Serie B c'era un pubblico come quello dell'Locri, e quindi sicuramente questo ti porta a programmare e avere speranza per il futuro, ed è la cosa più importante. Certo. Il Locri secondo me raggiungerà questi obiettivi, in quanto dall'inizio sono venuti il presidente e la presidentessa dell'Locri, sono venuti i dirigenti, non ha fatto altro che parlare. Quest'anno noi ci preoccupiamo solo di mantenere la categoria, evitare i play-out e mantenere la categoria. Poi se il comune farà il campo, cosa che mi pare che si realizzi, l'anno prossimo il Locri con tutto quello che ha a disposizione potrebbe veramente aspirare a qualcosa di importante e tornare in quella categoria che gli fa, naturalmente non deve avere nessuna difficoltà a mantenere, perché l'ha fatto per tanti anni. Se vuoi, se vogliamo, rimettiamo la classifica, il grafico, abbiamo i numeri di questa categoria, perché adesso dovresti farci da contabile, firmo, e dirci un po' adesso a questo punto. Il Locri mi pare che sia salvo. No, il Locri non ha problemi. Con i tre punti di sabato. Si è messo in una buona posizione il Corigliano con la vittoria che ha fatto sul Reggio Emilia. Poi il Cutro è stato rimesso in gioco perché perdendo a Catona era la seconda squadra che retrocedeva, perché ormai Roggiano, anche se ha cambiato Roggiano squadra, si è tirato fuori la settimana passata. Adesso bisogna il vedere. Cutro è rientrato questa settimana. Il Siderno con il pareggio, guardate il pareggio. Il Siderno è rientrato alla significa, grande. Significa andare a 29 punti. Andare a 29 punti, e domenica c'è questo derby. Sì. Sarebbe stato meglio che non ci fosse questo derby, perché giocando con un'altra squadra, il Siderno in casa sta comportando bene, quindi è molto difficile, però io mi auguro. Perché eviteresti il derby a questo punto? Perché è una partita che può lasciare stracci, voglio dire, in un momento così, quando il derby è bello, quando il Siderno lo deve vincere, il Locri lo vuole vincere. Vabbè, però può lasciare danni. Faccio il preventivo, via, dai. Non ho mai fatto pronostici. Quando giocavo io dicevo sempre dico che... Dico preventivo e non pronostici perché è contabile lui in questo caso. Sì, ma non faccio mai pronostici perché poi i derby sono partite particolari alle quali non puoi dare, anche se sei svantaggiato, poi vai in campo, metti tutto quell'agonismo, quella forza e riesci a vincere la partita. Ritengo che una partita in un momento difficilissimo, perché mettiamo il caso che il Siderno dovesse perdere e vincesse il Locri, è un dramma, perché il Siderno ritornerebbe, ma io mi auguro che invece tutte e due le squadre, il Locri è già fuori, che anche il Siderno si possa salvare. Sulle regine cosa che volevo dire è che mi ha molto stupito questo risultato di Catona col Cutro, perché nelle ultime partite era proprio completamente spacciato. Messo molto male. Con questa vittoria anche loro, vuol dire che se la sono meritate, quindi... Sulle regine, Reggio Gallico, Reggio Emilia e Gallico. Al discorso del mister, per quello che riguarda il Cutro, sicuramente era già spacciato appena arrivato a Reggio Calabria. Possiamo rimettere la classifica. Però non vedo un disastro per il Gallico, perché l'ultima partita, se non sbaglio, ce l'ha con il San Biasi in casa, che ipoteticamente dovrebbe essere fuori da ogni tipo di gioco e quindi dovrebbe dare. Il problema resta per Reggio Mediterranea, anche il Siderno vedo molto molto invigorito dalla cura La Face. Sì, ha fatto due vittorie più un pareggio molto importante a Paola, e quindi anche il Siderno secondo me dovrebbe tirarsi fuori, mentre ripeto, Reggio Mediterranea la vedo molto difficile, perché tra l'altro anche degli scontri diretti. Allora abbiamo un arbitro di Reggio, Cogliandro si chiama, e fa l'arbitro di questo Siderno, di questo derby. Lei, insomma, chi vede, le motivazioni sono tutte per il Siderno, secondo me. Poi naturalmente il derby è un X1 X2, per logica, però secondo me il Siderno è avvantaggiato, oltre per l'ambiente, diciamo, gioca in casa, quindi ha una... gioca a Siderno, sì. A Siderno è un ambiente molto più favorevole. Poi ripeto, le motivazioni, specialmente in queste categorie, fanno la differenza, che non me ne vogliono a male gli amici di Locri, ma credo che il prossimo anno vedere un bel derby con un Locri, come diceva appunto Gesualdo, allestito meglio, e un Siderno con una programmazione diversa, secondo me ne vale la pena, ecco. Certo. Comunque sono
L'unico spettacolo che manca è il campo, il terreno di gioco. Sicuramente. Tutte e due le società hanno un campo che sembrano campo di patate, voglio dire, non campo di calcio. Sì. E questo è un grosso peccato. Allora, ci sarà il sintetico molto probabilmente il prossimo anno, poi sarà sicuramente un bel vedere. Potrebbe essere praticato anche, come succede in altri. Ma anche quello di Siderno non è che sia peggio che andare di notte. Peggio che andare di notte. Allora, Tonino, abbiamo pochissimi minuti. Intervieni a quale proposito vuoi, perché qui abbiamo preso tantissimi argomenti. In con me non parlare più, Danilo. In quest'ultimo. Chiedi a chi vuoi meno che a Cogliandro. Cogliandro, no, così dice. Io... Sto si è incantato, si è offeso, no? Vai, proviamo, dai, adesso no, vorremmo su. Michele, quanto... Riprova, sarai più fortunato, via. Quanto conta la patria e quanto... Cioè, quanto conta, mister... Michele, quanto conta... No, aspetta, non sentiamo più, ti abbiamo perso. Ma io l'ho capito cosa volevo. Però lui ha capito, perché capisce quando, quando conta, no, quando conta la capacità della faccia di incidere sulla partita e di Ferraro per il Locri. Sono due personaggi, esatto. Sono okay. Completamente diversi. Per questo l'ho fatto. Ritengo che per il derby la Faccia riesce a caricare molto bene le sue squadre. E Franco invece è un allenatore che pensa più al gioco, come dovrebbero fare tutti gli allenatori. Quindi ritengo che poi sono partite che l'allenatore bisogna vedere la volontà dei giocatori in campo. Il derby si vincono con la volontà che mettono i giocatori in campo. Poi tutto il resto non conta né allenatore né nessuno, è la volontà dei ragazzi. Ma tu hai fatto un paragone perfetto, però nel derby l'allenatore è come quando l'ultima in classifica gioca contro la prima. In quella settimana l'allenatore può fare a meno di incidere sui giocatori, perché già lo sanno loro stessi che devono dare il massimo. E così per quanto riguarda il derby, penso che non sia molto determinante il fatto che c'è un allenatore che la pensa assolutamente. All'altro. Allora, dobbiamo chiudere, vi ricordo ancora una volta, l'ho fatto quasi all'inizio della trasmissione, che noi chiuderemo questo appuntamento sentendo delle vecchie glorie a proposito di derby Siderno-Locri. Sono 15 minuti, quindi è un servizio abbondante su vecchie glorie che esprimeranno proprie opinioni sul derby di Locri. Allora, l'ultima domanda per ognuno. Io credo che insomma la cosa è un'altra cosa che potrebbe far rabbia al vicepresidente Roccella, è vedere quel grande eccitamento, quel grande pubblico che hanno altre. Tu hai visto pure Locri, vero Sandro? Sì. E quindi hai visto quel pubblico, ecco, quale esempio migliore. E del pubblico che vorresti vedere a Roccella Ionica a sostegno di questa squadra che ne ha tanto bisogno. Ha sostenuto in questo la finale. Squadra, io dico dal primo secondo, fino al 95. Perché poi dopo questa ci sono due consecutive in casa. Noi sì. Sì, per Roccella. Sì. Quindi un appello in questo senso. Essere io spero che i tifosi accorrono al campo numerosi e che incitano la squadra, perché l'aiuto dei tifosi è importante. Quando un attore si presenta nell'arena, in qualunque posto, in teatro, se non c'è il pubblico che lo applaude, lo incita, non ha quell'input e penso che la cosa che migliore di questo finale e io per mi auguro tutti che vicini. Nelle partite in casa il pubblico sarà vicino. Perché è importantissimo questa è la ragione per la squadra. Invece a Cogliandro vorrei chiedere, dato che abbiamo fretta di conoscere come finisce questo campionato, di anticipare, di bruciare le tappe, come se dovessimo consumare queste quattro giornate che aspettano per la conclusione del campionato, cosa accadrà? Come finisce questo campionato? La classifica finale quale sarà? Sia in alto sia posso in... Posso dire che vincerà qualcuno sicuramente? No dai, dici chi vince, perché vince perché non... e chi è si talmente, salva... È talmente... sono tre squadre a tre punti, quindi sarebbe impossibile. Sicuramente gli scontri diretti faranno una differenza, ma quello
era anche un po' meno leggermente favorita. Beh, favorita in questo caso leggermente l'Aurora, ma non fosse altro per che il gioca calendario. Il derby, che si gioca la partita in casa, la partita in casa. Ma solo esclusivamente per questo, perché sono due grandissime squadre. Giù invece chi bacchettiamo e chi invece giù invece vedo. Tu hai visto la Gioiese ieri? Ho visto la Gioiese, anche se credo che sia il Caolonia Gioiese, quello che Gioiese Rosario, tu il Caolonia lo vedi già? No, credo che il Caolonia sia quello che ha le partite più difficili da affrontare, perché giocherà se non sbaglio, solo play-out. 2-3, sì. C'è un solo play-out. Ce sarà solo un play-out. E credo che sarà tra Gioiese. Ieri, scusa, vorrei farti questa domanda. Non l'ho vista bene, devo essere sincero, bene. Noi siamo andati in vantaggio in 5 in minuti molto abbiamo comoda. Fatto due gol. E quindi poi naturalmente la partita. E quindi in questo caso tu vedresti, per quanto riguarda il fondo della classifica, leggermente favorito il Rosarno forse? E dipende dalla posizione in cui giocherà in casa o fuori casa, perché secondo me questo il piano ambientale tantissimo, ecco, dove si secondo gioca. Me poi naturalmente ho visto più organizzazione a Rosarno che a Gioia in questo senso. Firmo. No, io volevo risposta a piacere, perché a te posso chiederti la qualunque. Volevo dare atto alla tifoseria dell'Oglice, sono ragazzi eccezionali che non abbandonano mai la squadra. E non li vedi mai criticare la squadra durante i 90 minuti. Poi alla fine, se devono fare qualche commento, si sfoga, però secondo me è eccezionale, c'è sempre stato. Ecco perché dico che l'Oglice deve fare di tutto per andare nell'interregionale, perché 2000 persone, un pubblico eccezionale che non ce l'ha nessuno nella zona ionica, e quindi sono ragazzi, io li conosco uno per uno, sono ragazzi eccezionali, ma non lo fanno solo in casa, vanno anche fuori casa. Io li ho visti in televisione quando hanno giocato a Paola, voglio dire, sono veramente dei ragazzi eccezionali, e l'Ocli solo per il pubblico che si ritrova dietro le spalle merita di andare nell'interregionale. Gesualdo, a chiudere. No, mi pare che l'ho detto prima, è una società di promozione che riesce, che ha di eccellenze, che ha a disposizione, così come l'anno scorso addirittura anche in promozione, avere a disposizione dei tifosi che ti sostengono sia in casa che fuori, è una società che mi pare che abbiano buttato le basi per una programmazione che li porta a recuperare quella posizione di campionato, quantomeno arrivare in Serie D, perché deve arrivare, e con quello che ha a disposizione secondo me potrebbe andare anche oltre. Però speriamo che l'anno prossimo, intanto che il Locri quest'anno si salvi senza nessuna difficoltà, come promesso e come hanno stabilito, e che l'anno prossimo punta decisamente a vincere il campionato, perché la Serie D sarebbe molto molto interessante per noi della Locri, se mantenesse la posizione in Roccella, e se degli anni successivi, specialmente l'anno prossimo, anche magari il Siderno ritorna in quella categoria che era la nostra categoria. Quindi avere in categoria di Serie D Locri, Siderno e Roccella sarebbe veramente una cosa interessantissima per passa tutti. In questo momento un messaggio con gli altri, non presente il Siderno, ci ridiamo su, ma lo faccio anche per scusarmi con gli amici a casa che sono stati simpaticissimi anche questa sera, non ho letto manco un messaggio, non ho alzato proprio lo sguardo proprio perché gli argomenti erano tanti e tali questa sera da trattare con gli amici qua in studio, che non mi sono potuto manco distrarre un attimo. Grazie comunque per aver partecipato, anche voi ha arricchito il nostro appuntamento. Grazie al vicepresidente del Roccella, grazie al presidente del Bocale, grazie a Primo Michele, grazie a Gesualdo Albanese, a chi è intervenuto telefonicamente, al direttore sportivo del Gela e al presidente della Bolognese. Ancora congratulazioni, e ci risentiamo dopo la finale col Casabona. Grazie a Tonino Chiera, buonanotte. Ciao Tonino. Ciao a tutti. Domenica Siderno Locri, un tuffo nel passato, diciamo, veramente con personaggio carismatico che è stato su quella panchina del Locri e sicuramente ha avuto importanti risultati. Tonino Russo, al quale vorremmo chiedere se questa partita risveglia in lui antiche emozioni, insomma, se bene o male ha un po' di nostalgia per quei tempi, per quelle battaglie, per quei successi, insomma. Tonino, è il derby di una volta o è cambiato il derby? Ma io penso che il derby rimane sempre un giorno importante per le due società, per la cittadinanza sia di Locri sia di Siderno. È un derby che ha richiamato sempre l'attenzione di un grosso pubblico, è di grande festa, prima di tutto sportiva, quella che ci deve essere, deve rimanere sempre tale nei 90 minuti di gioco. E poi penso che i ricordi sono tanti e belli,
e io mi auguro che ci sia prima di tutto una grande giornata di sport come sempre accaduto nei grandi derby che ci sono state nel passato. Ecco Torino, vorremmo veramente con un po' di nostalgia ricordare il derby più bello che tu hai vissuto, di Locri Siderno o di Siderno Locri? Ma i ricordi sono tanti, tutte belle partite, bei momenti, anche quando si è perso oppure c'è stato un pareggio, una vittoria. Certamente a fine partita uno dei due si festeggia sempre. Ricordi ce ne sono tanti e belli. Il ricordo migliore io penso che quando ci incontra, ci saluta, vince sempre lo sport. Questo mi auguro che sia sempre nel derby la vittoria, il pareggio, la sconfitta, però che sia sportivo, ecco, sia veramente di grande agonismo. Le città sicuramente hanno un agonismo positivo e mi auguro che sia una grande giornata di sport, ripeto, quella è la migliore auspicio che io auguro a tutte e due le società. Tonino, Locri ormai praticamente salvo, Siderno quasi, il derby tutto sommato fa comodo a tutte e due le due tifoserie, le due società, perché in fondo il derby vuol dire incassare parecchio, vuol dire avere una giornata speciale, insomma è qualcosa nel campionato che è, diciamo, uno spettacolo durante questo campionato, quindi tutto sommato molti si augurano anche che le due squadre possano salvarsi in modo tale da dare il prossimo anno ancora una volta appunto un grande spettacolo con l'ennesimo derby anche del prossimo anno. Sì, il Locri arriva con 4 punti e mi pare in più del Siderno, quindi arriva più tranquillo. Siderno sta vivendo un momento importante pure dopo delle giornate negative, viene da alcuni risultati positivi e quindi farà di tutto, anche giocando in casa, di fare suo il derby. Però il Locri io sono sicuro che venderà cara la pelle, perché è una squadra ottima, è una squadra che dopo un avvio di campionato un pochettino difficile, adesso la squadra del Locri mi sembra che è stata ben inquadrata, sta facendo un ottimo gioco, mi dicono. Io veramente non ho visto partite di quest'anno, però io mi auguro che, ripeto ancora una volta, che ci siano due cittadine come Locri e Siderno che hanno un passato glorioso nei campionati che furono, e quindi mi auguro che ancora questi derby ci siano, e anche in categoria superiore mi auguro più presto, perché io l'ho fatto sia da giocatore che da allenatore. Sono partite molto molto belle, con molto pubblico, molta festa. Certamente quando si vince è bello, quando si perde c'è il rammarico, però ripeto, è importante che le due cittadine si facciano avanti e portino il blasone delle due grosse società che sono state e lo sono anche tuttora, penso io, perché anche se il Siderno vive un periodo un pochettino meno con punti meno del Locri, con situazione si lotta per retrocedere, però io penso che i giocatori ce l'ha sia il Locri sia il Siderno ottimo per questa categoria, e mi auguro che il futuro sia ancora migliore di quest'anno. L'ultima domanda, Tonino, per finire, come hai visto questa telenovela tra Figlio Meni, che poi è stato esonerato, il ritorno della Face, e come giudica anche il mister del Locri Ferrara, di cui tanti ne parlano molto bene, molto bene? Guarda, io ho detto che sono un pochettino distaccato per tanti motivi, perché ci sono quasi più fuori di Locri e li vivo più che altro sul giornale. E Ferraro lo conosco in prima persona perché l'ho avuto come giocatore, un ottimo giocatore. Come allenatore penso che non sarò io a dire pregi e difetti, perché sono i risultati che ha fatto, e quindi venendo in una piazza come Locri è uno che ha fatto sempre grossi campionati, penso che come primo anno ha dimostrato anche a Locri che come allenatore è buono. Di Figlio Meni e La Face penso che è la stessa cosa, sono due ottimi allenatori e mi auguro che La Face arriva a salvare il Siderno, perché
mi farebbe piacere, perché le due società siano ancora in questo campionato, con l'augurio però che il prossimo anno siano protagoniste, perché nella zona ionica ci vuole una squadra che lotta per i vertici e per andare in Serie D, perché il campionato ormai penso che gli sta stretto, sia alla cittadinanza di Locri sia alla cittadinanza di Siderno, campionati che nel passato non hanno visto sempre protagoniste e sicuramente ritorneranno protagoniste, mi auguro più presto. Torino, Siderno Locri, pronostico finale, proprio ultimissima domanda. Ma guardi, il pronostico, io penso che il Locri arriverà un pochettino no, rilassato no, perché sono sempre, ci sono tanti motivi, c'è il derby, c'è il tifoso, c'è questo campanellismo. Meno fame del Siderno, perché Siderno proprio deve a tutti i costi vincere, mentre il Locri potrebbe anche, insomma, bastare un pareggio, no? Sì, sicuramente ha più fame il Siderno e quindi è una partita molto molto delicata, sia più che altro per il Siderno, perché deve vincere a tutti i costi, perché la classifica con una vittoria gli farebbe morale. Il Locri, io penso che dal calendario, a me mi pare che ancora ha delle partite in casa abbordabile, quindi io penso che il Locri in questo momento però sta vivendo un buon momento, e quindi il Siderno deve veramente sudarsi contro il Locri, e se ci riesce a vincere penso che farà un grosso passo per salvarsi. Dopo Torino Russo, che sicuramente ha rappresentato qualcosa di importante per il Locri, un altro personaggio veramente carismatico per il Siderno, che ha rappresentato qualcosa di importante per la squadra sidernese e che sicuramente è stato uno dei migliori presidenti in assoluto di questa squadra di calcio, a cui ha dato tanto e che sicuramente ricordiamo sempre con grande affetto, è il presidente Enzo Leonardo, l'ex presidente Enzo Leonardo, ma per noi è sempre il presidente. Reginere Leonardo, domenica Siderno Locri, ci sono tante emozioni, ci sono tanti ricordi, e lei come vivrà questa partitissima che sicuramente richiama l'attenzione di un grande pubblico sugli spalti e anche dei mass media che seguiranno questa partita, anche perché Siderno ha sicuramente urgente bisogno di vincere, mentre il Locri ormai è più tranquillo, e quindi sarà una partita da vincere a tutti i costi per il Siderno. Il Locri si può permettere anche il lusso di pareggiarle, però le emozioni appunto di questa partita, le ansie, tutto quello che ruota intorno a questo incontro di calcio. Sì, tutto ringrazio per l'intervista e ringrazio per le belle parole di Genì, perché io non sono uno dei sono stato presidente del Siderno, amo il calcio locale, amo la mia zona e penso di aver dato qualcosa di mio assieme ad altri dirigenti in questa zona che molto spesso viene dimenticata da tutti. Il derby Locri Siderno è un bel derby, naturalmente è il derbissimo, e mi auguro che sia una bella partita, che ci sia un grande pubblico da ambo i paesi e che vinca la correttezza. Penso che il Siderno ha bisogno di spingere di più dell'Locri, perché io penso che sarebbe bene per tutte e due le città che rimanessero in questa categoria, anche perché il derby Siderno non si può, deve continuare, ecco, è in eccellenza, è il massimo del campionato regionale. Quindi sarebbe bello che tutte e due le squadre rimanessero. Invito sia i Sidernesi che i Locresi a recarsi al campo, tutti, perché dovrà essere una bella giornata di sport, ricca di pubblico, ricca di emozioni, ricca di correttezza in campo, e dopo vinca il migliore. È inutile dire che deve vincere il Siderno. Siderno certamente servono dei punti, deve fare punti per rimanere in questa bella categoria. Il Locri è più solido in classifica, diciamo sta meglio di noi, però vinca il migliore. Ecco,
Presidente, l'ho chiesto anche a Torino Russo, mi dica qual è, lei ha avuto riconoscimenti importanti anche così con Tinzia Matticani, mi ricordo che ci ha fatto vedere delle bellissime foto dove ha avuto veramente delle grandi soddisfazioni nel mondo del calcio, ma ci dica qual è stato il suo ricordo più bello legato al derby Siderno-Locri o Locri-Siderno. La partita più bella che io ricordo è stato diciamo una partita di Coppa Calabria che abbiamo disputato nel mese di agosto, ma tantissimi anni fa, è stato perché c'è stato un pubblico eccezionale, ma eccezionale veramente, perché abbiamo fatto un incasso buono ed è stata una partita corretta e abbiamo vinto noi, però non è stato bello perché abbiamo vinto noi, è stato bello perché c'è stato un pubblico eccezionale, quindi questa è una delle più belle partite. Dopo le partite Siderno-Locri e Locri-Siderno sono sempre belle, quindi è inutile, non c'è una migliore dell'altro o peggiore dell'altra, quindi auguro veramente che sia il Locri che il Siderno che rimangono in questa categoria, perché è una bella categoria che ci qualifica e qualifica due città all'avanguardia. Bene, per finire Presidente, dopo questa telenovela tra Figliomeni che è andato via e il ritorno di La Face, ci sarà un Siderno sicuramente molto molto concentrato sui tre punti, mentre per il Locri potrebbe giocare un po' più rilassato, dato che ormai il Locri basterebbe anche un pareggio, però secondo lei che partita sarà? E mi dica per finire un pronostico per questa partita, secondo l'esperienza appunto di Enzo Leonardo, come vede appunto il pronostico di questa partita, come finirà? Sicuramente il Locri verrà a Siderno per fare punti e non è che verrà ad ammainare, quindi il Locri è una bella squadra, io ho visto qualche partita del Locri a Locri, quindi è messa bene in campo, agonisticamente molto valida, dopo il derby è fatto di episodi, quindi dagli episodi. Io sono amico di tutti e due gli allenatori, anzi Figliomeno è stato un mio calciatore, quindi sono due ragazzi. Perché si è trasformato a Siderno con La Face, mister, presidente? Con Figliomeni i risultati non arrivavano, invece con La Face si è vinto subito. Ma sono episodi, non è che si è trasformato in due partite, quindi sono episodi, che sono delle partite che sono andate, che abbiamo fatto risultato positivo, meglio così, perché ci siamo messi in classifica un pochettino più in alto, quindi sono due validi allenatori, io stimo sia Figliomeni che La Face, sono amico di La Face e di Figliomeni, quindi non posso dare altri giudizi. I giudizi per queste due persone sono soltanto positivi, sono due signori. Il pronostico, io dico uno. Da Sidernese non posso dire diversamente, però dopo che vinca lo sport tra queste due belle città e dopo quello che verrà. Stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica? Ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. A Bovalino c'è Abamed e i suoi servizi sono
fisioterapia e posturologia, prevenzione, diagnosi e cura per ogni tipo di traumatologia sportiva, rieducazione motoria e funzionale, riabilitazione respiratoria, attività adattata e compensativa, ginnastica posturale, massoterapia decontratturante, massoterapia riflessogena, massoterapia per drenaggio linfatico post intervento, riflessologia plantare, TECAR, nuovo servizio, valutazione posturale, analisi stabilometrica, analisi baropodometrica e analisi posturale 3D. Abamed, bioingegneria dello sport. Edil Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti, lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria, telefono 0964 77 30 14, oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom, con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel Viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo!